è stato presentato ieri alla terza Io e l'altro, l'ultimo libro dell'insegnante Marilucy Scarati. Il figlio un giorno le ha chiesto: mamma, che cos'è l'autismo? E da lì è nato il libro, tratto da una storia vera, che narra di un bambino speciale, Riccardo, che deve fare i conti con la rabbia, una nemica che gli impedisce di risolvere i comportamenti, i problemi che si presentano ogni giorno, e chiede aiuto alla sua mamma, all'insegnante, ai suoi compagni e alla sua amica Ari. Questo nuovo libro è nato dall'idea di mio figlio Alessio, che è incuriosito dalla parola autismo. Mi ha chiesto: mamma, che significa il termine autismo? Allora di lì è nata una storia, infatti adatta a bambini dai 3 ai 10 anni, il quale spiega il concetto di diversità partendo dall'impegno sociale di tutti e quindi dall'impegno dell'insegnante, dell'educatrice e soprattutto dei compagni, dall'impegno quindi dei pari, perché questi bambini non devono essere lasciati soli, devono essere presi in considerazione a 360 gradi da tutti, da tutta l'equipe pedagogica. Stasera si è presentato un bellissimo libro di Marilucy Scarati sull'autismo ed è stato affrontato in modo molto interessante, soprattutto sottolineando l'importanza del concetto di neurodiversità, dove in sostanza tutte le persone hanno gli stessi diritti, sia i cosiddetti normodotati che coloro che invece che sono neurodivergenti, come si dice con un termine tecnico, e che quindi tutti hanno la possibilità e devono avere la possibilità di dare il contributo alla nostra società. Devo dire, la neurodiversità è un derivato della biodiversità. Se noi non possiamo dire di un abete che l'abete è un pino sbagliato, è un altro albero, e quindi tutti devono avere la possibilità di dare il loro contributo alla società intera. È un'occasione, un'opportunità per parlare dello spettro autistico e della disabilità in genere. Sicuramente un ente deve avere la capacità di lavorare affinché i ragazzi diversamente abili possa vivere non solo un percorso di inclusione ma anche di interazione con la collettività. Quando inclusione significa l'esserci, ma interagire diventa ancora fondamentale, il passaggio successivo. C'è tanto da fare, tanto da lavorare, però ecco, quello che si chiede anche a livello governativo è di evitare di fare i tagli alla spesa corrente. È la spesa che per noi è importante, è quella spesa che ci dà l'opportunità di investire e di creare quei servizi necessari per favorire sempre di più l'inclusione e l'interazione sociale dei ragazzi diversamente abili.